Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale. Voglio farvi una review su una linea di long lasting di Kiko della collezione. Come si chiama questa? Colors in the World, mi sembra. Comunque, questa con questo packaging. Mi sono innamorata di questi long lasting, infatti ho preso il 28, il 29, il 31, il 32 e il 33. Allora, di alcuni le confezioni, di alcuni no, perché alcuni li ho presi prima, alcuni li ho presi ieri. Comunque, anche se li ho presi ieri, li ho già provati tutti. Tipo, questo l'ho preso ieri e l'ho già provato. E questo, vabbè, ve lo farò vedere dopo. Allora, iniziamo con questo che è il mio preferito, quello che ho da più tempo. Infatti, non ho più la confezione. Quindi, questo qui è il 28. Questo qui è il 28 ed è questo color burro. È un color burro matte con all'interno qualche glitterino impercettibile proprio. Allora, questo è il colore steso, scrive perfettamente anche nella rima interiore dell'occhio. Sopra, e non avete voglia di truccarvi, vi mettete solo questo, una riga di eyeliner. Boh, l'occhio è proprio brillante perché comunque è un colore neutro, perché comunque adesso qui è una pataccata di colore, ma sfumato è un colore neutro che va giusto ad illuminare l'occhio senza esagerazione, nel senso per avere una palpebra curata, non trasandata, se vogliamo dire così, no? Quindi questa veramente è la mia preferita in assoluto. Poi passiamo alla 29. Questa è la 29 ed è questo color aranciato pescato. Questo è il colore steso senza sfumatura e sembra abbastanza carico come arancione. In realtà una volta sfumato è abbastanza discreto, ma devo dire che tutti questi colori sfumati sulla palpebra sono abbastanza discreti. Vedete, questo è il colore, è molto carino, molto estivo, sicuramente un colore del genere non lo metterei mai d'inverno, però mi piace. Poi passiamo al 31. Il 31 è questo blu. Allora, questo sembra un blu molto molto acceso, con qualche molto freddo, ecco, un blu freddo, che appunto può tendere anche un po' al violetto. Voi lo vedete bluette proprio, blu neon. In realtà tende un po' al viola, non è così blu azzurro, ma è più un blu freddo. Proviamo a sfumare anche questo per farvi vedere l'effetto, che poi è quello che è sulle palpebre, quindi adesso avvicinerò il mio occhio e questo qui è l'effetto. Vedete, io lo metto su tutta la palpebra, lo sfumo molto bene, poi lo metto all'interno, poi sopra ci faccio una linea marrone o no, nera di matita o eyeliner, stessa cosa sotto. Così mi piace delineare l'occhio in questa maniera. Questo è l'effetto che viene con questi long lasting matte. 28, 28, 29, 31, 33. Ecco, manca il 30. Manca il 30 perché è un fucsia. Il fucsia non è che lo metto molto sugli occhi e poi è un fucsia non del tutto matte, ma ha qualche perlescenza che va sul violaceo. E ho una matita identica della Maybelline che ho appena comprato, ho detto non spendiamo altri 7 euro per una cosa che ho identica, anche se non ho tutti i long lasting di questa collezione, fa lo stesso, ne ho già 5 su 6, direi che può bastare. Passiamo al 32. È questo verde. No, non saprei se definirlo verde Tiffany, è un po' più un verde più acceso che il verde Tiffany, però ci assomiglia. Eccolo qui, vedete? Sì. Nella videocamera sembra un verde Tiffany, in realtà qui è un pochettino più acceso. Vediamo lo sfumato. Eccolo qui. Passiamo all'ultimo, il 33. È questo grigio antracite, da qui sembra quasi nero, in realtà è un grigio che poi una volta sfumato darà sul top. Tanto adesso facciamo la prova su strada e ve lo faccio vedere. Vedete, è un grigio scuro. Questo grigio antracite qui, che una volta sfumato appunto diventa abbastanza un grigio marroncino top. Adesso ve lo faccio vedere, sulla palpebra è bellissimo. Questo qui l'ho messo veramente tanto. Vedete? Sì, adesso vabbè, sembra un livido però. Ok, cosa mi è piaciuto di questi ombretti in crema in stick? Innanzitutto sono matte.
Allora, i long lasting sono tutti fantastici, durano tantissimo, non entrano nelle pieghette, sono una fantastica base, oppure appunto si possono usare soltanto come ombretto da solo, ecco, molto pratico, si fa così, poi si sfuma un po' e avete già un trucco fatto. Appunto, mi è piaciuto che sono matte, perché io a me non piacciono le perlescenze, quindi i long lasting normali non mi fanno impazzire, questi qua invece sono gli unici matte, diciamo, della gamma di long lasting e quindi mi hanno fatto impazzire. Poi appunto hanno tutte le caratteristiche dei long lasting che conoscete meglio di me e niente, costano 6,90€. Ci sono anche di questa collezione rossetti, vorrò prendere qualcosa ma magari vedo se entrano in sconto. Volevo farvi vedere principalmente i colori e dirvi un attimo la mia opinione, molto modesta naturalmente. Niente, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!